L'arma dei carabinieri ha risposto efficientemente al grido di aiuto di una madre francese, la quale, temendo per l'incolumità delle sue 3 figlie minori, sottrattele dall'ex marito che nel frattempo si era reso responsabile di gravissimi delitti contro la persona in territorio francese, si era rivolta al comando generale dell'arma dei carabinieri, che sin da subito ha diramato ricerche su tutto il territorio nazionale. L'attività è scaturita dal fiuto info-operativo del comandante della locale stazione carabinieri di Mazara del Vallo, il quale ha acquisito una informazione dal territorio, risultata poi utile per la predisposizione di un servizio ad hoc che ha portato al controllo di un uomo straniero in compagnia di 3 minori, sprovvisto di documenti, ma soltanto in possesso di biglietti da cui si è desunta la possibilità che potesse lasciare di lì a breve il territorio nazionale. Pertanto, condotto negli uffici della locale compagnia, da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo fosse destinatario di un mandato di arresto europeo, mentre le bambine, risultate da ricercare, sono state affidate ad una comunità protetta in attesa dell'arrivo della madre.